nome del Rotary Club di Lamezia Terme che presiedo, saluto innanzitutto le autorità rotariane, saluto il presidente della commissione distrettuale Nuove Generazioni e consocia del mio club Carmela Dromì, che stamattina introdurrà i lavori di questa conferenza, il delegato distrettuale Interact Marcellino Amato, a cui abbiamo affidato le conclusioni, il delegato distrettuale Rotaract, il socio Massimo Stanganelli, Martina Maura, presidente dell'Interact Club Lamezia Terme, e tutti i soci, giovani soci del suo club. Saluto la dottoressa Caterina Calabrese, dirigente scolastico di questo istituto, la saluto e la ringrazio, dottoressa, di vero cuore per aver voluto ospitare questa conferenza. Devo salutare i nostri illustri relatori, che vi presento, il dottor Domenico Prestinenzi, procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, il professore Eugenio Mercuri, direttore della struttura di neuropsichiatria infantile al Policlinico Gemelli di Roma, la dottoressa Sofia Ciappina, psicologa e consocia del Rotary Club di Palmi, e tutti voi ragazzi, studenti ma anche docenti e gentili ospiti presenti a questo evento che è stato promosso dal Club Rotary di Lamezia Terme e dal suo club Interact, dall'Interact Club Lamezia Terme Reventino. I rischi della rete per le nuove generazioni, bullismo e cyberbullismo. E ciò di cui si parlerà in occasione di questa conferenza, la cui finalità sarà quella di fornire elementi utili a prevenire e a riconoscere questi fenomeni. Si tratta di comportamenti cattivi, di comportamenti aggressivi verso vittime incapaci di difendersi efficacemente, perché giovani vittime, quindi meno forti o psicologicamente meno sicure. E se il bullismo convenzionale, nel bullismo convenzionale, la simmetria di potere che viene esercitata dal bullo nei confronti delle vittime è di tipo fisico o sociale, col cyberbullismo l'aggressività è esercitata attraverso l'abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie, quindi si tratta di un'aggressività continua, di un'aggressività ripetuta, sistematica. Occasioni come queste dunque, ragazzi, sono importanti per favorire l'acquisizione della consapevolezza che un uso non ponderato del web può costituire un rischio di esposizione a pericoli di ordine personale e di ordine sociale, e che è necessario conoscere il giusto modo di rapportarsi anche ai social media e all'innovazione tecnologica. Il Rotary di Lamezia Terme ha sentito il dovere di promuovere questa tipologia di informazione e prevenzione a tutela delle sue nuove generazioni, in particolare per garantirne il benessere fisico, il benessere psicologico. Perché il nostro vuole essere un Rotary attento a ciò che può servire a cambiare o a migliorare una vita. Un Rotary che oggi vi fa dono delle sue professionalità, delle sue conoscenze specialistiche, del suo tempo per fare solo il bene del prossimo. Grazie. Io passo la parola per un breve saluto a Martina Maura, che è la presidente del nostro Interact Club. Buongiorno a tutti, sono Martina Maura, presidente del Club Interact Lamezia Terme Reventino, e mi associo ai saluti fatti in precedenza dalla presidente del Rotary Club Lamezia. Per l'Interact oggi è un piacere essere qui per affrontare una tematica che ci riguarda da vicino. Un ringraziamento particolare va inevitabilmente al Rotary Club Lamezia, da sempre sensibile a tematiche dalla forte rilevanza sociale come quella odierna. Il cyberbullismo è l'estrinsecazione più moderna ed interattiva di una piaga giovanile ormai molto diffusa. Si moltiplicano i luoghi e cambiano i mezzi coercitivi, ma il tentativo di schernire e annientare psicologicamente il più debole rimane ormai
immutato rispetto al passato. Occasioni come quella di oggi per discutere del tema sono al momento l'unica vera arma che possediamo per il contrasto ad un fenomeno tristemente diffuso e radicato culturalmente. Agire sugli schemi educativi di giovani sempre più preda di dinamiche, nonché modelli insalubri, è la chiave di svolta per impostare un'effettiva prevenzione distinta da una repressione che da sola sarebbe fine a se stessa o perfino destituita da ogni fondamento. Nel ringraziarvi anticipatamente per l'attenzione, auguro a tutti voi un buon proseguimento. Dottoressa Calabrese, la invito a fare un saluto. Non posso che associarmi a quanto detto dalla Presidente Gigliotti, dalla Presidente del Rotaract Martina, da rotariana lo dico perché io sono rotariana, faccio parte del Club Florenze di San Giovanni in Fiore da 7-8 anni. Non lo sapeva nessuno. Bene, mi congratulo intanto con la bella iniziativa del Rotary, soprattutto per aver scelto la location, una scuola, luogo privilegiato di educazione a questo tipo, diciamo, di attività. Le premetto che come scuola noi già ci siamo attivati, sempre seguendo sulla scorta delle linee di orientamento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e non solo di questo, di dotarci delle unità operative nella persona di una professoressa che è referente, diciamo, a queste cose, al CIC e anche allo sportello di ascolto. Quindi la scuola già, come dire, ha fatto attività di questo genere per la prevenzione un po' di tutto, del disagio giovanile, dell'alcolismo, del bullismo, della violenza sulle donne, di tante belle iniziative. Bene, io ringrazio, vedo che è, come dire, è un tavolo di presidenza abbastanza qualificato nella persona del dottore professore Eugenio Mercuri, direttore responsabile dell'unità operativa neuropsichiatria infantile Policlinico Gemelli di Roma. I ragazzi non lo sapevano, io lo ripeto, l'ha detto la Presidente. Poi la psicologa Sofia Ciappina, il dottor Domenico Prestinenzi, procuratore della Repubblica della Lamezia Terme e gli altri naturalmente. Quindi vi saluto di cuore e vi ringrazio per i vostri contributi, sicuramente usciremo tutti più ricchi e sicuramente i nostri ragazzi, come dire, più indirizzati all'educazione verso le buone pratiche e soprattutto un buon uso della rete, dello smartphone, del computer e di tutti i dispositivi elettronici. Noi lavoriamo anche in questo senso. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie dottoressa. Allora passo la parola a Carmela Dromì, che oggi introduce i lavori e poi modererà gli interventi. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio la Presidente del Rotary Club della Lamezia Terme, la Preside che ci ospita. È la prima volta che il Rotary viene in questa scuola, però mi preme dire da rotariana che in questa scuola già da diversi anni ci sono ragazzi del nostro Interact abbastanza attivi, vedo Vincenzo, c'è Samuele in giro, ce ne sono altri abbastanza attivi che hanno veramente collaborato con i due Rotary Club padrini promuovendo attività di grande spessore sul territorio. Introdurre l'argomento, credo già alcune note siano già state indicate tanto dalla dirigente, la dottoressa Calabrese, quanto dalla Presidente, poi con ospiti così prestigiosi, cioè, da parte mia un intervento ecco, sarebbe forse anche superfluo. Mi piacerebbe però, e l'unica cosa che intendo dire, è soffermarmi sulla particolare attenzione che il Rotary rivolge alle nuove generazioni. Trovarci nella scuola, come già diceva la dottoressa Calabrese, per noi rappresenta assolutamente un momento di grande privilegio. Si parla con i giovani che rappresentano, è vero, il futuro della nostra società, ma sono per noi adulti il nostro presente. Per cui è importante lavorare con voi e lavorare per voi. Assolutamente. E il Rotary da sempre riserva questa particolare attenzione promuovendo delle attività che hanno come scopo anche quello di andare oltre
le attività curriculari che solitamente si svolgono nelle scuole o anche nelle accademie, nelle università, offrendo appunto momenti di riflessione su tematiche che sono particolarmente importanti per la crescita di ognuno di voi. E oggi sicuramente la tematica è una tematica complessa, una tematica vasta, una tematica anche difficile da affrontare. Perché? Perché si manifesta anche le conseguenze del problema in modo subdolo a volte, senza che nessuno se ne possa accorgere, creando dipendenza, creando anche disagio, creando difficoltà nelle relazioni. I relatori oggi affronteranno l'argomento trattandolo da diversi punti di vista. È stato già annunciata la presenza di una psicologa, la presenza di un procuratore, e per noi questo rappresenta veramente un motivo di vanto accompagnarci questa mattinata con lei, dottor Prestilenzi. Quindi la presenza poi di un neuropsichiatra che opera proprio in questo ambito. Sono quindi tre momenti fondamentali che ci permetteranno di cogliere la problematica leggendola da punti di vista diversi. Io lascio la parola, perché credo che debba essere dato spazio proprio ai loro interventi. Vi invito all'ascolto, è un lavoro appunto che si fa soprattutto per voi. Vi ringrazio e spero, ecco, che si possa veramente uscire da questo incontro arricchiti, più consapevoli soprattutto di questo mondo che è vero ci appartiene, ma che forse ci distrae da quello che siamo realmente. Mi piace concludere proprio citando Leon Trotsky, che quasi casualmente mi è capitato tra le mani stamattina, dicendovi e invitandovi, ragazzi, a sentire proprio la bellezza della vita. La vita è bella, possano le generazioni future, cioè possiate voi ragazzi, liberarla da ogni male, oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore. Questo è l'augurio che vi lascio. E passo immediatamente la parola alla dottoressa Sofia Ciappina, psicologa. Grazie. Buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare alla dottoressa Gigliotti che mi ha invitato qui oggi a parlare di un argomento così attuale, così interessante e così importante per voi giovani. E sapendo di venire qua a parlare con dei giovani, ho utilizzato un po' di colori e di immagini per rendere forse un po' più interessante questo argomento. E oggigiorno chiaramente rischi della rete per le nuove generazioni. Internet ha aperto grandi possibilità, no? Pensiamo alla globalizzazione, al poter condividere tante esperienze in maniera proprio quasi identica a quella, no? Dal punto di vista dello spazio e del tempo. E immaginiamo quante frontiere ha aperto Internet, però d'altra parte comunque ha aperto anche una nuova frontiera ai rischi legati proprio a un uso improprio di Internet. E quindi, però, la cosa interessante è che oggigiorno possiamo dire che non c'è una grande differenza per voi tra la vita online e la vita offline. Perché? Perché la portabilità, no? La portabilità ha modificato tantissimo la nostra modalità. Perché una volta, prima che arrivasse Internet sul telefonino o sull'iPad, e cosa facevate? Dovevate aspettare, diciamo che loro sono i nativi digitali, per cui immagino che loro sono i primi anni di scuola superiore, per cui ormai è da un po' di tempo che Internet è sui cellulari. Però concretamente bisognava aspettare
ad arrivare a casa, a collegarsi dal computer, per cui c'erano dei tempi che erano diversi. Oggi la portabilità, avere la possibilità di collegarsi in internet col telefonino, ha cambiato veramente tantissimo nella nostra vita, soprattutto per quanto riguarda la socializzazione anche con i pari. Vediamo che oggigiorno WhatsApp ha aperto veramente un nuovo mondo interessante, che i ragazzi, anche se state a contatto, no, con il vostro gruppo e con i vostri amici, cosa fate? Spesso uscite il sabato sera in pizzeria e continuate a stare col telefonino. Questo vuol dire che l'aspetto della socializzazione e della relazione è cambiato, ma come è cambiato anche l'aspetto dell'offline e online, no? Voi parlate con una vostra coetanea parlando di qualcosa che state condividendo con un'altra persona su WhatsApp, quindi non ce l'abbiamo concretamente di fronte. Quindi vediamo che abbiamo cambiato le strategie di socializzazione, anche perché pensiamo all'uso per esempio di Facebook. Quanti ragazzi tra di voi magari fanno delle conoscenze attraverso Facebook, parlano, raggiungono una certa intimità tramite Facebook, però poi si incontrano per i corridoi della scuola e si salutano a stento. Questo è un altro fenomeno della relazione, e vedo che molti di voi sorridono perché condividono appieno questo elemento. E quindi è cambiato tantissimo la strategia di socializzazione, ma sapete che si fanno tantissimi studi, il professore Mercuri ce ne potrebbe raccontare tantissimi, però giusto per dire che evidenziano proprio che i social network possono cambiare proprio anche la struttura del nostro cervello, o per esempio Facebook manipola gli algoritmi e prova le emozioni sono contagiose, ce ne sono tantissimi. E poi ce ne sono alcuni, giusto per dire, alcuni elementi che fanno. Grazie Sofia, dottoressa Ciaffina, è stato veramente, purtroppo il tempo è tiranno, per cui insomma ti abbiamo fatto un po' correre, però sicuramente credo che alcune indicazioni siano state alquanto chiare. Il rischio nel momento in cui ci si affida solo a questo strumento di restarne vittima inconsapevolmente, e l'importanza invece di recuperare la conoscenza di se stessi, di rafforzare la conoscenza di se stessi, perché questo sicuramente rende molto più sicuri nei rapporti interpersonali. Passo ora la parola al dottor Prestinensi, il quale ci illustrerà invece a cosa si va incontro in termini sia legislativi e poi anche in termini di sanzioni per questo tipo di problematiche, che sono reati penali, no? Che hanno naturalmente una loro importanza. Passo immediatamente la parola. Io faccio una premessa di carattere generale. La premessa di carattere generale è che l'intervento del giudice penale deve rappresentare un extrema ratio. Noi dobbiamo intervenire solo nel momento in cui gli strumenti preventivi a livello familiare, a livello scolastico e a livello sociale si sono dimostrati inadeguati. Intervento del giudice penale soprattutto nei confronti di minori, perché la maggior parte dei responsabili dei reati di bullismo sono minori, può purtroppo essere devastante. Fortunatamente il diritto processuale penale minorile prevede istituti alternativi al carcere, quali l'affidamento in comunità, quali la messa in prova. In ogni caso, per un ragazzino di 15-16 anni avere a che fare con il carabiniere, con il procuratore della Repubblica, con il giudice, anche se ha commesso fatti di bullismo, può essere qualcosa che non serve a nulla, che non lo rieduca e che non fa evitare episodi successivi. Problema del bullismo. Il problema del bullismo richiama un problema di carattere più generale. Il problema di carattere generale è quello della tutela dei soggetti deboli, di quelli che noi in genere definiamo vittime vulnerabili. Chi sono? Sono normalmente minori, non solo i responsabili ma soprattutto le persone aggredite, quelle che noi chiamiamo parti offese. Sono le donne, sono in alcuni casi anche soggetti disabili. Diciamo che
quello che noi chiamiamo il nostro legislatore, il Parlamento per ben intenderci, ha cominciato ad affrontare il problema della tutela dei minori e in genere delle vittime vulnerabili soltanto da poco tempo. E si è intervenuti fortunatamente non solo a livello penale, mediante la creazione di nuovi reati, penso che tutti avrete sentito parlare del reato di stalking, che purtroppo nei casi di bullismo da un punto di vista tecnico è difficilmente configurabile, ma si è intervenuti anche in altri campi, soprattutto nel campo civile. Sono stati rivisti istituti tradizionali come quello dell'adozione e sono stati creati istituti alternativi che sono quelli dell'affidamento eterofamiliare. La prospettiva è sempre quella, tutela dei minori prima che accada qualcosa. Sull'adozione consentitemi una breve notazione. L'adozione, come è stata rivista a partire dal 1980, ha riacquistato la sua vera e propria funzione. La funzione dell'adozione è quella di tutela del minore, è quella di tutela del ragazzo che non ha una famiglia d'origine e che deve e ha diritto a crescere in una famiglia d'origine. Il diritto è quindi quello del minore, attenzione, e non quello dei genitori ad avere dei figli. Il diritto dei genitori ad avere dei figli risale a una concezione romanistica, era il diritto romano che disciplinava l'adozione come garanzia per genitori ad avere un erede e un discendente. Oggi fortunatamente la situazione si è ribaltata. Il minore ha diritto ad avere dei genitori ed in questa prospettiva sono stati appunto modificati gli istituti dell'adozione e introdotto l'istituto dell'affidamento eterofamiliare. È una divagazione sul tema, ma credo che è una divagazione necessaria anche perché forse si sta facendo troppa confusione per istituti che hanno e che devono avere una finalità completamente diversa. Ed allora vi dicevo, finalmente abbiamo delle soluzioni. Soluzioni a livello normativo. Che è accaduto? È accaduto che sono state create nuove figure di reati e la nuova figura di reato è il reato di stalking o atti persecutori. Ora, così come la norma è configurata, però si tratta di una disposizione difficilmente applicabile ai casi di bullismo. Questo perché? Anzitutto, anche se non detto espressamente, la norma presuppone che vi siano rapporti familiari o analoghi continui tra il soggetto responsabile e il soggetto che subisce queste violenze. Purtroppo la norma richiede una serie di comportamenti, richiede reiterate, cioè continue minacce, continue moleste. E queste minacce e molestie devono cagionare uno stato perdurante di ansia e di paura, un timore per la propria incolumità o per l'incolumità di un prossimo congiunto, o addirittura devono indurre il ragazzo o la persona che subisce questi atti persecutori a un radicale cambio delle abitudini di vita. Capite benissimo che difficilmente nei casi di bullismo, di cyberbullismo, noi possiamo ricorrere all'applicazione di una norma del genere. Ed allora che fare? Il nostro Parlamento sta esaminando un progetto di legge. Progetto di legge che è fermo in uno dei due rami e che purtroppo non ha avuto seguito. Ora, perché bisogna intervenire? Io vi dicevo come premessa di carattere generale che l'intervento del giudice penale deve essere un'estrema ratio. Il giudice interviene solo quando altri strumenti non funzionano. E vi sono stati casi che hanno indotto, casi che si sono verificati non solo in Italia, ma che hanno indotto appunto finalmente il Parlamento a prendere in considerazione anche da un punto di vista penale questi fenomeni. Punto di vista penale significa che il minore o anche la persona adulta che commette un reato del genere è sottoposto ad indagini, è sottoposto a procedimento penale e rischia una sanzione. Sanzione penale, badate bene, a questo fate attenzione, non è soltanto la detenzione in carcere, sanzioni penali sono anche misure alternative che importano iscrizione nel casellario giudiziale, che importano cioè problemi un domani per l'inserimento vostro nella vita sociale. Alcune professioni, come quelle di funzionario di pubblica sicurezza o come quelle di magistrato,
richiedono che non si sia mai subiti procedimenti penali o procedimenti analoghi e che non si sia mai in corso in violazione del genere. Ora, perché l'intervento del giudice penale? Io vi ricordo solo alcuni fatti abbastanza gravi che si sono verificati. Addirittura in uno di questi casi è stato aperto un procedimento penale a carico del minore presunto responsabile per istigazione al suicidio. È una norma che punisce un fatto analogo all'omicidio e che viene giudicata da una corte d'assise con pene superiori anche ai 20 anni di reclusione. Anche in questo caso è una norma difficilmente applicabile, ma comunque già la semplice sottoposizione a un procedimento penale per istigazione al suicidio può essere veramente traumatizzante per il bullo che ha commesso un fatto sì grave, ma non certo con l'intenzione di portare la persona offesa a un atto così estremo. Ma atti così estremi si sono verificati. Ve ne cito alcuni. Un ragazzo 26enne è stato chiuso a forza in un bidone, poi costretto a indossare un sacco dell'immondizia, quindi insultato sia sul posto di lavoro che in strada. Il fatto si è verificato in un paesino di 2000 abitanti vicino Vercelli. La conseguenza: il giovane si è impiccato al secondo piano di casa sua dopo un lungo periodo di depressione. Ora, a prescindere dalla denuncia e dal fascicolo che è stato aperto dalla locale procura della Repubblica, il problema per il ragazzo è stato che quei momenti sono stati addirittura postati su Facebook, perché ripresi con foto e girati con video. In America un 16enne si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo sui social network, abusi, insulti e anche minacce online. Altro fatto accaduto in Italia alcuni anni addietro. Nel 2013 una quattordicenne in provincia di Novara si è uccisa buttandosi dal balcone di casa. Qual è, diciamo, la causale di questo fatto? È che sul web circolava una foto che la ritraeva ubriaca, solo questo. Prima di morire la ragazza scrive poche righe: le parole fanno più male delle botte, a voi non fanno male, siete così insensibili? E segue questo gesto in consulto. Un ultimo caso che vi voglio ricordare si è verificato a Pordenone, dove un 12enne, a seguito di questo fenomeno di cyberbullismo, ha tentato il suicidio. Quali sono i numeri? Secondo l'ultimo rapporto dell'anno scorso dell'Istat sul bullismo, è pubblicato a dicembre questo rapporto, tra i ragazzi che usano cellulare e internet il 5,9% ha denunciato di avere subito ripetutamente azioni vessatorie del genere tramite SMS, tramite mail, chat o social network. Questi sono i fatti denunziati, in realtà molti non vengono denunziati, quindi il fenomeno tra i ragazzi, soprattutto minorenni, ha una portata più vasta. Le vittime chi sono? Soprattutto le ragazze. Sempre sulla base delle denunce che sono state fatte, sono circa il 7,1% contro il 4,6% dei ragazzi. Le statistiche fanno riferimento soprattutto ad adolescenti tra i 14 e i 17 anni, quindi l'età vostra. Ora, vi accennavo prima che in Italia non esiste un reato che punisce il bullismo o il cyberbullismo e quindi, ove possibile, possiamo fare ricorso non tanto alla figura dello stalking, che è una figura, come vi dicevo, difficilmente applicabile, ma anche ad altre figure delittuose, quali le minacce, quali la diffamazione, non più l'ingiuria, perché l'ingiuria non è prevista dalla legge più come reato. Vi è anche un'ulteriore possibilità, e si sono verificati casi di bullismo su internet in questo modo, mediante furto di identità digitale. Ora, vi parlavo di una normativa che ancora il Parlamento non ha approvato. La normativa in particolare è ferma alla Camera, anche se il disegno di legge è stato approvato con voto unanime da tutti i gruppi parlamentari
ed è stato assegnato alle due commissioni che normalmente si occupano di questa materia, sono le commissioni giustizia e la commissione affari sociali. Qual è lo scopo di questa legge? Lo scopo di questa legge non è tanto repressivo, lo scopo ha finalità preventive e infatti la legge prevede una misura che è quella dell'ammonimento, analoga a quella che viene introdotta per lo stalking, e cioè prevista la possibilità che la persona denunziata che abbia compiuto atti di bullismo venga avvertita, venga chiamata dall'autorità di pubblica sicurezza e diffidata dal persistere in siffatti comportamenti. La violazione di questo ammonimento comporterà conseguenze più gravi e la sottoposizione a un vero e proprio procedimento penale. La legge perché è importante? Purtroppo devo accennarvi a una cosa tecnica. Nel campo penale vige da noi un principio che è quel principio di tassatività. Che vuol dire, mi direte? Significa che una norma che punisce dei comportamenti deve descrivere in maniera chiara quali sono i comportamenti vietati. Non è possibile più in diritto penale parlare di plagio, perché il plagio è un concetto così vago in cui possono rientrare condotte di ogni genere e quindi sarebbe contrario a un principio fondamentale del diritto penale una descrizione troppo generica della fattispecie. Perché vi ho detto questo? Perché tecnicamente noi non abbiamo una nozione giuridica né di bullismo né di cyberbullismo. Ed allora è bene che sia il nostro codice a dirci quali atti possono considerarsi tali e quali invece non sono atti di bullismo. L'altro problema, che forse è più grave, è quello della rimozione di foto, di contenuti offensivi dalla rete. Cosa oggi che non è molto facile, e la legge appunto prevede la possibilità anche di intervento del garante della privacy e dunque di disciplina in maniera specifica come intervenire e quali sono gli obblighi gravanti sui gestori e sui social network in genere. La legge ha soprattutto, come vi dicevo prima, ha lo scopo di prevenire questi fenomeni, e la misura, diciamo, fondamentale è rappresentata dall'ammonimento di cui vi parlavo prima. Io direi che finalmente si è capito, e lo si era capito anche in precedenza, che quando arriva l'intervento repressivo, per usare un termine volgare, quando arrivano i carabinieri, quando arriva il procuratore della Repubblica, forse è già tardi, ed è materia ed è cosa che abbiamo potuto constatare in materia di reati nella famiglia o di reati contro minori. Quanti casi di maltrattamenti posti in essere da un coniuge nei confronti dell'altro sono poi sfociati in fatti molto più gravi, quali l'omicidio, lesioni personali gravissime, episodi di spregio permanente. Ed allora finalmente si è capito che, poiché le norme che puniscono atti di lesione o di maltrattamenti prevedono sanzioni blande, addirittura per uno di questi reati non era previsto neppure la possibilità della detenzione in carcere, si è capito, vi dicevo, che bisogna cercare di prevenire i fatti più gravi. Bene, l'ammonimento ha la finalità proprio di prevenire fatti ulteriori di bullismo che potrebbero sfociare in episodi ancora più gravi, quali un suicidio della vittima. Cosa fare quando si verifica un fatto del genere? Ed allora, ai fini del giudizio penale, ed è di questo che devo accennare un attimo, occorre conservare le prove. Perché? Normalmente in un fatto del genere noi ci troviamo in presenza di due persone, il bullo e la vittima, i quali riferiscono cose contrapposte. Il bullo nega, la vittima afferma di essere stata ingiuriata, di essere stata aggredita verbalmente e così via. Per dimostrare l'esistenza del fatto dobbiamo necessariamente portare delle prove al giudice e il giudice, sulla base di queste, può eventualmente giungere a una sentenza di condanna. Ed allora la cosa principale da fare è quella di conservare le mail o gli sms.
soprattutto se questi sono sgradevoli e contengono quelle espressioni minacciose, ingiuriose, diffamatorie che potrebbero integrare il fatto in sé di bullismo. Va dunque fatta una copia, comunque non c'è da preoccuparsi, nel senso che, come vi accennava la dottoressa che mi ha preceduto, i dati possono essere facilmente recuperati dalla polizia postale. Non crediate che la semplice cancellazione su un computer elimini la prova del reato. Abbiamo ormai dei sistemi, non solo tramite la polizia postale, ma anche tecnici informatici che utilizziamo spesso, che sono in grado di ricostruire sulla memoria del computer messaggi, espressioni o immagini risalenti alla installazione dell'originario programma. Addirittura in alcuni casi anche la formattazione del computer non elimina la prova. Quindi non vi illudete che formattando il computer o eliminando SMS o altri documenti la prova non possa essere acquisita. Come comportarsi in concreto? Bene, potete recarvi direttamente, se lo ritenete, alla polizia postale o comunque a un qualsiasi organo di polizia e sporgere denuncia. Potete rivolgervi a un legale. Normalmente dovreste essere sempre accompagnati, se minori degli anni 18, da un genitore o da persona esercente la potestà genitoriale. Nella stragrande maggioranza dei casi, se si tratta di minori, non occorre neppure la querela perché si tratta di reati procedibili d'ufficio. Non mi dilungo più su questioni tecniche, vi ho detto queste poche cose per farvi capire, da un lato, la gravità e le conseguenze che possono esservi a condotte del genere, che non sono solo quelle penali. Pensate a quei pochi casi che vi ho citato, ai suicidi delle vittime. Credo che sia un peso che, al di là, ripeto, delle responsabilità penali, potreste portare per tutta la vita addosso. Ma, e chiudo, il nostro intervento, ripeto per l'ennesima volta, deve rappresentare un'estrema ratio. Devono essere altri, devono essere le famiglie, deve essere la scuola a intervenire e a far capire quali comportamenti tenere, soprattutto quando, non solo adesso, ma quando sarete più grandi. Grazie dell'attenzione. Grazie veramente. Passiamo ora la parola al dottor Eugenio Mercuri, direttore responsabile dell'unità operativa neuropsichiatria infantile al Policlinico di Roma. Abbiamo aperto a Gemelli un centro dedicato al cyberbullismo e alle dipendenze da internet per i ragazzi. È stata un'esperienza nuova, è stata un'esperienza che nasceva dal fatto di avere al nostro interno una persona che di fatto è un po' forse il rappresentante italiano dell'internet dipendenza, ma da quando abbiamo aperto questo sportello, questa possibilità di centro di ascolto, è stato incredibile vedere che in meno di 4 mesi abbiamo avuto oltre 3.000 contatti, visite o telefonate da parte di famiglie, e questo ci ha aiutato a rendersi conto che il fenomeno è un po' più ampio, ma anche che è un fenomeno che ancora non capiamo del tutto. E volevo rifarmi ad alcune cose che sono state dette prima, toccate almeno prima, su che cos'è il cyberbullismo e perché il cyberbullismo ha delle conseguenze che sono maggiori di quelle che siamo abituati con i comuni e bullismo e così via. Questo tipo di atteggiamenti sono stati sempre presenti, al lavoro c'è il mobbing, nelle relazioni personali c'è lo stalking, il bullismo è sempre esistito, il ragazzino che è stato preso in giro o picchiato è sempre esistito, ma il cyberbullismo dà una connotazione diversa, che è quello del cyber, del fatto che queste cose vengono messe in rete, che amplificano il problema. Tutti noi abbiamo paura di fare una cattiva figura, abbiamo paura di tante cose che normalmente riusciamo a gestire e in qualche modo cerchiamo sempre una via di scampo. L'esempio che è stato fatto prima della persona di Vercelli che ha subito quelle cose terribili, essere messo nell'immondizia e così via, è stata amplificata dal fatto di essere messa in rete, perché questo gli ha tolto una via di scampo, e questa è una cosa importante, perché normalmente un ragazzo che
ha già una brutta esperienza a scuola, perché magari viene deriso, viene picchiato di fronte ad una classe, è già una bruttissima esperienza, ma se questa cosa viene filmata, viene messa in rete, assume una, toglie una possibilità di via di scampo, perché una volta si diceva vabbè, cambierà scuola, la persona di Vercelli che viveva in un paese di 2000 abitanti poteva muoversi in un'altra provincia e ricominciare una nuova vita. Invece queste persone che già hanno un problema di autostima, hanno un problema di dire oddio, ho fatto questa figura, anche se si trasferiscono da Milano a Palermo, nel momento in cui una persona le guarda in maniera un po' strana, forse perché quel giorno sono vestite in maniera un po' diversa, penserà oddio, mi ha riconosciuto perché ha visto in rete quello che ho fatto. E quindi questo amplifica il discorso, e noi ci siamo resi conto di questa cosa perché la maggior parte delle persone che hanno chiamato, che erano genitori ma anche ragazzi, non parlavano, non dicevano di essere, noi ci aspettavamo che la maggior parte sarebbero state vittime, invece no, la maggior parte erano persone con sensi di colpo, persone che non riuscivano a gestire questa cosa perché si erano ritrovati in un gioco che era diventato più grosso di loro, no? Purtroppo i suicidi avvengono, purtroppo le persone che hanno grossi disturbi avvengono, ma quelli sono solo una piccola parte del problema, il problema è più grosso. E quindi l'attenzione si è un po' spostata, è chiaro che l'attenzione primaria deve essere per le vittime, però bisogna un pochino rivedere anche il fatto che soprattutto in età adolescenziale, soprattutto alla vostra età, la stessa attenzione deve essere rivolta ai cosiddetti persecutori, ai cosiddetti bulli, perché se andiamo a vedere qual è il profilo del bullo, il profilo è un profilo che non ci piace affatto, perché è facile dire che il bullo è la persona più sicura di sé, anche distinguiamo intanto che ci sono i bulli anonimi e i bulli invece che volontariamente mettono in rete o a scuola o in modo pubblico rendono pubblico un fenomeno di derisione, però il problema non sono soltanto i casi limiti, i problemi non sono soltanto i casi estremi, i problemi sono i casi che succedono tutti i giorni. E questi bulli, ci sono due tipologie di bulli che ci preoccupano allo stesso modo, c'è il bullo dominante, che è quello che non si mette in discussione, che ha un profilo che è facilmente riconoscibile, no? È arrogante, è aggressivo. L'aggressività possiamo cercare di contrastarla, l'impulsività possiamo di contrastarla, questa persona è estremamente sicura di sé, non si mette in discussione, ma soprattutto, come diceva la dottoressa prima, è una persona che non prova empatia, e questo è una cosa gravissima, perché non provare empatia, non riuscire a rendersi conto del dolore che si provoca in una persona, lo rende una persona che è molto più debole e, permettetemi il termine, soprattutto al tavolo, che lo rende molto più sfigato di quello che è la vittima, perché poi nella vita, soprattutto se non arriviamo alle situazioni estreme, una persona che magari viene derisa perché non è particolarmente atletico o non particolarmente bello, troverà un modo di rifarsi su altre cose, perché man mano che crescerete vi renderete conto che poi a chi piacerà la medicina, a chi piacerà l'ingegneria, non tutti devono diventare modelli o atleti, possono riuscire in tante altre cose. Invece una persona che da ragazzo non riesce a mettersi in discussione, non riesce ad accettare il fatto, perché è talmente insicuro di se stesso che preferisce trincerarsi in questa arroganza, che non riesce a provare l'empatia per gli altri, è una persona che è molto più a rischio. Per cui io direi di spostare l'attenzione non soltanto sulle vittime, che chiaramente soprattutto nei casi estremi hanno bisogno di tutta la nostra attenzione, ma anche di cercare di capire come prevenire quest'altra fase, che è quella del bullo che si crede bullo, ma che in realtà, permettetemi, è più sfigato degli altri, e ancora di più non solo i bulli dominanti, ma anche quelli che vengono chiamati bulli gregari, no? Quelli che non hanno neanche poi la forza di fare i bulli, ma che si accodano. E poi c'è questa moltitudine di persone che agiscono semplicemente guardando, anche se non mettono i lati.